Il piccolo Cessna, vecchio e sporco, sfiorò la pista d'atterraggio e rimbalzò. Con un urletto entusiasta il pilota lo riportò in aria. Poi, notando che il ragazzino seduto accanto a lui era sbiancato, disse: «Non fare il fifone, era giusto per divertirci un po'. Da queste parti, per farsi due risate, bisogna andarsela a cercare». Mentre l'aereo virava per farsi un altro giro, Mick osservò stupefatto dal finestrino. Erba marrone, alberi contorti, sassi rossi, terra rossa e praticamente nient'altro fin dove arrivava lo sguardo, a parte il mare, che scintillava lontano come una distesa di diamanti. «È tutto rosso», commentò. «Ti presento il Pilbara. Devi essere matto come un Bendicott per vivere qui. Sono matti pure i canguri e i dingo. 100.000 volte meglio Margaret River. Ad Albany si sta benissimo. Hai avuto una bella sfiga a finire qua». L'aereo scese di nuovo e Mick cercò di non aver paura. La terra si avvicinava in modo allarmante. L'aereo la toccò sbandando di qua e di là e il tonfo dell'atterraggio gli fece balzare lo stomaco in gola. All'improvviso nella cabina faceva un gran caldo. Quando il pilota aprì lo sportello e gli disse di scendere, Mick fu investito da una vampata di fuoco. Non sapeva cosa fare, un caldo così compatto, neanche fosse il metallo, gli era sconosciuto. «E oggi non è malaccio», commentò il pilota. «Sei fortunato! A volte sembra di stare in un forno, porca miseria!» Cari lettori, bentornati a Che bel libro! Quello che vi presentiamo oggi è un piccolo volume di un grande scrittore. E ne avete appena ascoltato l'incipit dalla voce di Agatha. Celebrato dalle pagine culturali di molti prestigiosi giornali, questo romanzo è sì di formazione, ma ha incantato i lettori adulti per la sua semplicità associata a una narrativa sublime. Stiamo parlando di Cane Blu, dell'autore britannico Louis de Bernier. Editato da Gwanda nel 2016, contiene 13 capitoli brevi, preceduti da bellissime illustrazioni di Ian Baker. Nato come prequel di un film del 2011 intitolato Red Dog, del quale l'autore curò la sceneggiatura e che raccontava le vicende di un cane alla ricerca del padrone, Blue Dog fu anch'esso adattato per una pellicola, che uscì nel 2018 e che, a dir la verità, non ottenne un gran successo. Quando il frastuono del motore si fu allontanato, si accorse di essere completamente solo. Trovò piuttosto strano non sentire più le vibrazioni e il rumore dell'aereo. Il caldo era stupefacente, ma non poteva fare altro che restarsene seduto ad aspettare, reprimendo il terrore di essere tutto solo in quell'immenso posto alieno pieno di spinifex e rocce rosse arroventate. Una lucertola del tatami vicino lo guardava con indifferenza, mentre alzava a turno le zampe per disperdere il calore. Sembrava davvero che lo stesse salutando. Si domandò perché suo nonno non fosse andato a prenderlo. Doveva pure aver sentito l'aereo, no? Non avrebbe mai lasciato il nipote a cuocersi in quel forno, vero? Mick non conosceva bene il padre di suo padre perché l'aveva visto al massimo 2 volte l'anno, però sapeva che non era un incosciente. Represse l'impulso di piangere. Ormai si era abituato ad essere forte. Pian piano l'aria cominciò a rinfrescarsi e il sole calò a ovest sul mare. Si chiese se avrebbe dormito all'aperto e se i dingo attaccassero mai gli umani più grandi dei neonati. Giravano molte storie sui dingo che mangiavano i neonati, ma non aveva mai sentito dire che mangiassero gli undicenni. La vicenda si svolge nel Pilbara, una delle regioni australiane site nella parte occidentale del paese, piuttosto arida e poco popolata. È lì che arriva Mick, un ragazzino dodicenne che dopo una tragedia familiare lascia la sua città, Sydney, per andare a vivere temporaneamente dal nonno paterno, proprietario di un ranch. Durante i suoi mesi di permanenza vivrà numerose avventure, incontrerà personaggi pittoreschi e metterà in atto tutte le sue doti di ragazzino giudizioso e intelligente per riuscire ad adattarsi ad un ambiente completamente diverso da quello cittadino dove è sempre vissuto. Il suo rapporto con il nonno, uomo dinamico e un po' rude ma dal cuore tenero, ricorda un po' quello di Heidi col vecchio della montagna, fatto di poche parole ma basato sul rispetto reciproco. Al centro del racconto il bellissimo incontro con Blue, un kelpie australiano, un cane da pastore dal pelo rosso.
Aveva percorso più di mezzo chilometro lungo la nuova costa quando si imbatté in un tratto pieno di arbusti irriconoscibili, senza foglie e per metà sommersi. Nell'osservare la distesa d'acqua si incuriosì alla vista di un arbusto con una protuberanza. Si schermò gli occhi con le mani, ma la luce era accecante. Gli sembrò di cogliere un movimento e scosse la testa. Quando guardò di nuovo ne fu certo. Doveva esserci un animale. Mick era un ragazzino compassionevole e detestava l'idea che una creatura rischiasse di morire intrappolata in un arbusto e uccisa da quel calore. Fu quando sentì il guaito che decise di rischiare. Per fortuna, vicino al limitare dell'acqua, il fango era poco profondo. Faceva comunque paura e a ogni passo Mick temette di morire. Era difficile tirare su un piede da quel pantano appiccicoso prima di poter mettere giù l'altro. Quando spostava in avanti il peso del corpo, sentiva l'implacabile risucchio che tentava di immobilizzarlo. Il cuore gli martellava nel petto e il sudore gli pizzicava la fronte. Il fascino di questo piccolo romanzo si nasconde nell'autenticità dei rapporti umani, che in un ambiente selvaggio e privo di comodità e beni superflui resta il valore più prezioso. Il Pilbara è una regione immensa, popolata principalmente nella sua parte costiera e conosciuta dai nativi come la terra dal colore rosso. La sua parte desertica è abitata unicamente da aborigeni e sono loro ad insegnare al giovane Mick i segreti del territorio, a mostrargli i luoghi sacri e a fargli capire che vanno preservati e rispettati. Mick imparerà a confrontarsi con la potenza devastante della natura di quel territorio, con i suoi uragani e le sue terribili inondazioni. Nonostante la fattoria venga ciclicamente semidistrutta dagli eventi naturali, il nonno e i lavoranti non ne faranno una tragedia e affronteranno le conseguenze con spirito pionieristico. Il nonno spronerà subito il giovane nipote ad essere autonomo e a valutare da solo il pericolo, e a questo scopo gli regalerà una vecchia motocicletta restaurata con la quale Mick esplorerà il nuovo territorio. La tempesta cominciò a rombare e ululare, la casa sembrò amplificare il frastuono come la cassa armonica di una chitarra. Gli scrosci di pioggia la martellavano in obliquo, talmente rumorosi da nascondere il baccano delle imposte. Il fragore somigliava a quello delle esplosioni e il nonno, quasi gli leggesse nella mente, si chinò e disse: «È un po' come essere bombardati. Pensi che moriremo? Non credo, prova a godertelo. È così che si scopre che il mondo può fare a meno di te». Temendo di fare la figura del fifone, non pianse, anche se ne aveva una gran voglia. Cominciò a tremare di paura. Il nonno si chinò a guardarlo. Quando il tavolo si mosse, pensò che la tempesta avesse sollevato la casa, ma poi si accorse che il nonno lo stava avvicinando al muro. Dopo aver preso un paio di cuscini, strisciò sotto con lui e ne sistemò uno contro la parete per appoggiare la schiena. «Magari ti va un po' di compagnia», disse mettendogli un braccio sulle spalle. Sapeva di sudore, di bandi e di cavalli, ma sprigionava soprattutto una forza irriducibile. Louis de Bernier diceva in un'intervista di essere interessato alle diverse sfaccettature dell'amore e fra queste la relazione che si può instaurare fra nonno e nipote lo affascinava particolarmente. Il fatto che un pessimo genitore potesse diventare un ottimo nonno l'ha spinto ad analizzare da vicino questo legame. Il lato emozionale dell'essere umano l'ha portato a studiare filosofia all'università e poi a frequentare corsi di scrittura creativa. Ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento e la sua conoscenza del mondo dei ragazzi trapela dalla genuinità e autenticità del racconto. Ha letto molti libri per bambini e ha capito che sono molto formativi e richiedono una grande abilità di scrittura per risultare avvincenti e credibili senza cadere nella banalità. Tutte queste informazioni le ha date in un'intervista che ha rilasciato a se stesso alla Fiera Internazionale del Libro di Hong Kong nel 2013. Infatti il giornalista che lo doveva intervistare si è presentato con mezz'ora di ritardo e lui si è rivelato un ottimo showman. Il suo senso dell'umorismo ci regala passaggi esilaranti. Un giorno Taylor Pitt lo sorprese durante una lezione. Stava ripetendo «siediti» in tono imperioso, spingendogli giù il posteriore.
Blu cedeva appena per poi saltare su di nuovo. Era incredibilmente forte. «Non hai idea di come si fa, vero?» chiese Pete. «Ci ho provato e riprovato», rispose Mick, «ma non serve a niente». «Cibo!» disse Pete. «Per quello fanno di tutto. È l'unica cosa che devi sapere. Domani ti porto gli avanzi». Il mattino dopo gli consegnò una busta di cubetti scuri. «Che roba è?» chiese Mick. «Canguro essiccato», a dadini. Se ne infilò uno in bocca e disse: «Dovresti provarli, buonissimi, puoi succhiarli per ore». Non che Blu lo farà. Un po' riluttante, Mick ne assaggiò uno perché non voleva fare la figura del vigliacco davanti a Taylor Pitt. Era duro come un sasso, ma il sapore era pieno e corposo, così lo spinse in un angolo della bocca per ammorbidirlo e in effetti gli durò diverse ore. Con Blu non durarono altrettanto. Li trangugiò all'istante e ci volle un'enorme quantità di dadini di canguro essiccato prima di completare l'addestramento. Ma alla fine il cane sapeva addirittura saltare dal finestrino di un pick-up a comando e scalare mezzo eucalipto prima di cadere. L'unica cosa che proprio non imparò fu smettere di fare le puzzette e la carne essiccata peggiorò le cose. Che un autore capace di scrivere un capolavoro come Il mandolino del capitano Corelli si dedichi a un breve romanzo per ragazzi la dice lunga sull'importanza di questo genere letterario. Molti grandi autori si sono cimentati nella scrittura di formazione perché, come diceva Saint-Exupéry, tutti grandi sono stati bambini una volta. Dino Buzzati, Camilleri, Sepulveda, Prévert e tanti altri hanno celebrato la fantasia e la curiosità dei bambini e dei ragazzi con racconti e brevi romanzi. Consiglio vivamente Cane Blu. Ci parla di una terra a noi poco conosciuta, l'Australia, di animali che molte persone del nostro emisfero non hanno mai visto e di abitanti affascinanti e misteriosi come gli aborigeni. Al di là di tutto ciò, ci parla delle capacità illimitate della gioventù che, se viene resa depositaria di fiducia e stima, può essere capace di grandi imprese, degna di diventare una grande risorsa per il futuro del nostro pianeta. Le parole sagge del nonno di Mick saranno la nostra citazione di oggi. Siamo tutti buoni ad andarcene. Quello che conta è come torniamo. Vi invitiamo a seguirci sui social e vi auguriamo meravigliosi momenti di lettura. Thank you.